con questo evento che si è onore di ospitare Walter Manfré. Il Teatro Mediterraneo è un progetto, abbiamo appena fondato questa nuova istituzione culturale con un convegno che ha avuto luogo il 14 luglio a Mineo, convegno a cui hanno partecipato studiosi di diversi paesi appunto dell'area del Mediterraneo. Il progetto è quello di fare un teatro delle identità, quindi dell'identità siciliana e dell'identità degli altri popoli del Mediterraneo, in concomitanza col fatto che sul nostro territorio abbiamo migliaia di migranti che sono ospitati proprio nel villaggio della solidarietà di Mineo. E quindi l'idea è quella di valorizzare questa esperienza sociale che il nostro territorio sta vivendo con un progetto culturale che rifletta e ragioni e faccia incontrare i diversi popoli che in questo momento convivono nella nostra zona. Questo primo progetto con cui debuttiamo è una commedia che si chiama I Meneni, che prova a raccontare, diciamo, appunto, gli abitanti di Mineo. I Meneni sarebbero quelli che vengono anche Ecco, chiamati vediamo, già Menini. ne abbiamo parlato poco fa, fuori dalla diretta. Io sapevo che gli abitanti di Mineo si chiamano Menenini, però c'è questa cosa che mi è nuova, la vogliamo dire anche ai nostri ascoltatori. Sì, allora, gli abitanti di Mineo si chiamano, in dialetto siciliano si chiamano Minimoli, ovvero Mineoli, Sì. e in italiano si chiamano Menenini, però uno dei vecchi nomi precedenti a Menenini era Meneni, e allora c'è uno storico locale di Mineo che ha scritto un libro dicendo che forse Meneni era una formula più carina, e allora anche a me sembra che Meneni sia più elegante, poi tra l'altro come dire, ha un nome più classico, che evoca qualcosa di antico, e quindi mi è piaciuto chiamare la commedia Meneni anziché Menenini. Bene, sentiamo adesso il percorso di questo mini tour, chiamiamolo. Sì, allora il workshop è organizzato da lunedì 26 a domenica 1 settembre, si svolgerà prevalentemente a Mineo, al Centro Interculturale Giovanni Paolo II, però faremo tappa mercoledì 29, no 28, mercoledì 28 a Licodia Eubea e al Teatro della Legalità e giovedì 29 a Bizzini al Centro Polifunzionale per Immigrati. E dopodiché torneremo a Mineo, finalizzeremo lo spettacolo perché il workshop è finalizzato alla realizzazione dello spettacolo. E la cosa bella è che è un progetto che coinvolge diverse figure, cioè ci sono degli attori professionisti, cito Luana Toscano, Roberto Pensa e Orazio Alba, proprio qui di Calze Sì, di Calze Girone, Girone. che conoscerete. E poi ci saranno alcuni giovani che stanno venendo da diverse parti d'Italia. Ci saranno alcuni giovani teatranti, giovani non giovani, teatranti locali del territorio e poi ci saranno 15 migranti, ospiti del centro del Villaggio della Solidarietà che aiuteranno Walter Manfré a realizzare lo spettacolo con diverse figure. Qualcuno farà reciterà, qualcuno farà il macchinista, qualcuno aiuterà per fare le scenografie. Quindi ci sarà questo tentativo di mettere insieme professionisti, non professionisti, Coinvolgimento globale, certo. esatto, immigrati e anche gli abitanti del posto, perché magari che ne so, se serve un oggetto scenico di difficile reperibilità, magari i migranti lo andranno a chiedere a uno, insomma, cerchiamo di capire sul posto. Quindi una specie di grande festa, un happening collettivo per raccontare com'è, provare a raccontare com'è Mineo oggi. Bene, passiamo adesso al maestro Walter Manfré, regista dello spettacolo, per parlarci proprio dello spettacolo, entrare nel merito dello spettacolo I Meneni. Questo spettacolo è un evento, nel senso che non so se è un evento a livello di grandiosità, di messa in scena, eccetera, questo sicuramente no. È sicuramente molto curioso perché parte dall'assunto che Mineo sia un po' il paese dei pazzi. E quando Massimiliano me ne parlò, ormai 8-9 mesi fa, mi mandò questo testo che è scritto benissimo, peraltro, io fui colpito qualità della scrittura e anche dal fatto che queste storie erano come sospese nel tempo, tutte partivano, si dipanavano attraverso un groviglio di situazioni e poi non si risolvevano, che è quello che accade nella Sono vita. rimasto nell'oblio, diciamo. Esattamente.
si parla per esempio di un calice che è stato rubato in chiesa, e gli spettatori all'inizio vengono fermati dai carabinieri, finti naturalmente, sì. Poi chiedono i documenti, dicono, ma voi dove eravate sabato sera a quest'ora? E quelli si trovano spaesati, dice, perché sabato sera a quest'ora è stato rubato il calice, lei non ne sa niente, vero? No, e poi li lascia andare. E questi si trovano dentro queste strade, via Carlo Alberto di Mineo, dove ci sono delle case con le targhe fuori con nomi delle famiglie che ci stanno dentro, e possono entrare a visitare e a ascoltare una tranche de vie, come diceva il famoso regista francese, che si svolge in quel momento lì e che appunto rimane sospesa. È uno spettacolo molto curioso e io ringrazio Massimiliano, ma comunque non è questo che mi ha fatto poi emozionare, nel senso che ho fatto mille spettacoli, itineranti, non itineranti, non è questo che... È proprio il fatto che poi intorno ci fosse tutta questa organizzazione, diciamo, di carattere civile, sociale, filantropico, per cui tutta la gente si sta trovando intorno a questa operazione e queste motivazioni non ci sono sempre nel teatro che noi facciamo. Quindi che il teatro sia, oltre che bello e dilettevole, colto, eccetera, ma anche utile, è una cosa che a volte ti riempie di soddisfazione. Bene, quindi appuntamento da lunedì 26 agosto al 1 settembre con i Meneni. Grazie a Massimiliano Perrotta e al maestro Walter Manfre che sono stati oggi con noi. Grazie a voi per l'ascolto, ridiamo la linea a Radio Mattina.